Finx e Phaethan stanno cercando il trasmettitore, utilizzando il ricevitore. Notano che si trova a circa 200 metri di distanza, e che la direzione è instabile, il che significa che si trova sopra, o sotto di loro. Decidono di cercare prima al livello 2 e poi al livello 4. Incontrano Nobunaga, che si stupisce di vederli ancora in giro e chiede se il trasmettitore funziona. Phaethan conferma, e aggiunge che devono scoprire se si trova sopra o sotto di loro. Finx spiega che pensano che il nascondiglio degli Ei lì sia al livello 2, e che potranno utilizzare la porta nascosta della famiglia Char, una volta avuta la conferma. Mentre si dirigono verso il livello 4, Phaethan nota che il trasmettitore si sta allontanando, e confermano che il nascondiglio degli Ei lì si trova al livello 2. Nobunaga si sente a disagio per la situazione con la mafia, e si chiede come le altre due famiglie stiano giustificando la guerra. Finx dice che non dovrebbero essere coinvolti in una disputa tra mafiosi, e Nobunaga suggerisce di portare con loro Franklin. Nella stanza 1006, Tyson presenta i suoi membri, ognuno dei quali sta interpretando uno dei ruoli preferiti della principessa, dice che sono tutti rinati, e che anche Giuliano rinascerà puro di cuore. Izunavi dice che sebbene Giuliano non sia diverso, diventa troppo calmo quando legge il libro di Tyson. Ipotizza che sia legato all'abilità della sua bestia Nen, e si chiede se possano usarlo per influenzare il re, e fargli porre fine alla gara di successione. Tyson rivela che lei si trova in una posizione delicata, per quanto riguarda l'ordine di successione, e che ha poca influenza. Chiede a Tyson se ha dato il libro agli altri principi, e lei risponde che l'ha dato ai principi minori e alle loro mamme, sperando che sua madre abbia dato una copia anche al re. Fuori dalla stanza 1010, due guardie sono in piedi davanti alle porte mentre quattro soldati le circondano. All'interno della stanza, Seiko usa il telefono, e dice di sospendere il regolamento finché non avrà organizzato i suoi effetti personali, chiedendosi perché non può vedere Fugetsu, essendo sua madre. Nell'ufficio degli interrogatori del Ministero della Giustizia, la bestia dello spirito guardiano di Kacho, che è apparsa come un fantasma dopo la sua morte, dice che forse è stata resuscitata per proteggere Fugetsu. Kacho si sente responsabile per la debolezza di Fugetsu e si chiede se la scoperta della verità ridurrà il peso su di lei. Melody si incolpa per quanto è successo, ma Kacho le ordina di ricomporsi e di sentirsi in colpa quando è sola. Kacho la assicura che è quello che voleva e che non se ne pente affatto, aggiungendo che anzi rende le cose più semplici. Kacho e Melody decidono di lavorare insieme per rendere Fugetsu regina, e di sfruttare il fatto che tutti la credono morta. L'investigatore avvisa Kacho che cinque principi hanno chiesto di vedere Fugetsu, e stanno usando la sua performance come leva per evitare la pena di morte come complice. Kacho dichiara che la situazione porterà a un minor numero di principi. L'investigatore del Ministero della Giustizia, dopo aver discusso il piano per eliminare i principi di alto rango, rivela a Melody che è innamorato di lei, e che vuole aiutarla a proteggere Fugetsu. Lei, inizialmente, è preoccupata che l'investigatore stia cercando di manipolarli, ma alla fine accetta il piano. L'investigatore le chiede di usare gli incontri con i principi, per convincere il maggior numero di loro a partecipare al prossimo banchetto, dove il piano verrà messo in atto. Nel frattempo, Kacho si preoccupa per Fugetsu e dice che farà la sua parte per proteggerla. L'investigatore scorta Melody fuori dalla stanza degli interrogatori e si assicura che sia al sicuro. Kacho torna nella loro stanza al Ministero della Giustizia, ma Fugetsu non risponde quando la chiama. Kacho teme che abbia usato la sua abilità per andare altrove. Quando Fugetsu ritorna, rivela di essere riuscita ad utilizzare la sua abilità più volte, e di sentirsi felice e traboccante di potere quando lo fa. Kacho è preoccupata per la sua salute, poiché sembra debole e pallida. Ma Fugetsu le dice che tocca a lei proteggerla, poiché Kacho lo ha fatto per tanti anni. Kacho e Melody si incontrano, e Kacho rivela a Melody che Fugetsu è svenuta per la fatica. Melody è preoccupata per il debole stato di Fugetsu, e per gli spiriti maligni che la circondano. Quindi, decide di organizzare un incontro con gli altri principi, e di interrogare Fugetsu per capire cosa sta succedendo. Quando Melody vede Fugetsu in corridoio, nota che il suo stato è peggiorato, e che la sua aura è simile a quella di Zetsu. Si rende conto dell'importanza di trovare un esorcista per aiutarla. Durante gli incontri con i principi, Melody si rende conto che qualcuno sta cercando di negoziare qualcosa con lei. Uno dei principi, Zhang Lei, la incontra e le offre un regalo, una moneta. Banten,
comandante militare privato del quarto principe, le chiede di incontrarlo nella sua stanza e di esibirsi per lui. Melody accetta l'offerta, ma sottolinea che deve negoziare le condizioni. Poi si incontra con Kaiser, che le chiede se debbano portare avanti il loro piano quando si esibirà al prossimo banchetto. La ragazza conferma che non dovrebbero fare alcuna mossa incauta, dal momento che non sanno chi sia il responsabile del cambiamento di Fugetsu, sottolineando che devono trovare la causa al più presto, e chiedendo a Kaiser di farla rilasciare su cauzione. Poi gli chiede di andare a trovare Kurapika nella stanza 1014, e di raccontargli tutto, perché è l'unico di cui si fida. Nella stanza 1014, mentre l'aura vortica intorno a loro, Longhi dice a Kurapika che la divinazione dell'acqua non è necessaria, perché possono già usare il Nen. Poi gli chiede se accetterà il contratto, dopo aver sentito ciò che avevano da dire. Kurapika accetta il contratto e dice che collaborerà con il principe Tubeppa. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina.